seno a Gesù. Santa Maria, Madre di Dio.
Sì, ritengo che sia un momento importante per la città e per la comunità cristiana, ma anche per la nostra diocesi. Infatti ho voluto mettere nelle mani del santo l'anno che incominceremo a vivere, l'anno della missione. Lui che è stato un grande missionario, che è arrivato lontano per portare la buona notizia a tutti, che ci aiuti ad essere anche noi coraggiosi come lui per portare a tutti la notizia di Gesù. È una data che ha valore per tutta la diocesi, quindi non soltanto per la parrocchia di Santo Stefano. Sì, io penso di non aver rubato niente a Santo Stefano proponendo il santo come protettore di un anno della diocesi, proprio perché è un grande santo che ha saputo guardare lontano proprio per portare agli altri la notizia più bella, che Dio ci ama, no? E vorrei che davvero ogni cristiano di questa diocesi, a sua imitazione, possa sentire questo bisogno di dire agli altri che l'amore di Dio è grande. Un po' come un santo che è missionario da vivo, lo diventa anche da morto, utilizzando la sua canonizzazione come per continuare ad amplificare e diffondere il suo messaggio. Sì, perché la devozione dei santi non è soltanto io prego il santo, ma la devozione diventa vera quando io imito il santo. Lui ha fatto una proposta, ha accettato la richiesta del Signore, la sua proposta è stata: vado in giro a parlare di Dio. Se noi lo vogliamo imitare, dove ci troviamo? Portiamo a tutti la stessa notizia, appunto, come dicevo poc'anzi, l'amore di Dio è grande e nel suo cuore c'è posto per tutti. Che cosa dobbiamo apprezzare e imitare di più di San Giordano Antonone? È il saper uscire fuori. Lui non è rimasto chiuso a Santo Stefano, è andato lontano, che noi usciamo dalla nostra chiesa per portare anche dei luoghi delle nostre città questa stessa notizia.